ragazzi più motivati alla frequenza della scuola e rispondere meglio poi alle esigenze del mondo del lavoro una volta diplomati. Questo fattore porta le aziende ad investire nella scuola, che ha sempre bisogno di materiali ma anche di formazione. Noi stiamo già avviando come Eisenberger di Monza delle formazioni che aziende fanno ai nostri docenti e quindi siamo pronti anche a rispondere ai ragazzi, alle domande dei ragazzi in modo più pratico e più allineato a quello che poi troveranno una volta diplomati. Di aiutare i docenti a favorire questo genere di attività, dando la possibilità di formazione, meritocrazia sicuramente, anche questo è un fattore molto importante, e incentivare l'alternanza scuola-lavoro il più possibile con anche dei consigli che adesso stanno emergendo dopo i primi anni di avvio. Tanti docenti hanno, una volta sperimentato, adesso dei consigli anche utili da poter ascoltare.